A Budapest le celebrazioni della festa nazionale ungherese che ricorda la rivoluzione del 1848 si trasformano in un palco dal quale il premier Viktor Orban accusa l'Unione Europea di aver aperto le porte alle invasioni barbariche. Il leader ha espresso un messaggio ascoltato anche da più di 3.000 cittadini polacchi venuti a Budapest per le celebrazioni. Non possiamo lasciare che Bruxelles si metta al di sopra della legge, ha detto Orban. Non permetteremo che spargano i frutti avvelenati delle politiche migratorie e cosmopolite dell'Unione Europea. Non ci adegueremo ad importare il crimine, il terrorismo, l'omofobia e una banda di antisemiti pronti a dar fuoco alle sinagoghe, ha detto.